Oggi sistemiamo delle scatole con dentro delle cianfrusaglie. Interessante, eh? Ho speso un bel po' di tempo a guardare video per cercare di capire come sistemare lo studio. Io ho una stanza che è tipo 4x3, non è insonorizzata, non è uno studio di registrazione. È il mio studio, inteso come il posto, sai, dove fai i compiti alle elementari. O dove Nick Cave scrive i libri. Così, uno studio, come se fossi uno che ha un lavoro vero da fare. Comunque è il mio posto dove io posso stare e farmi i fatti miei. Registrare delle cose sperando che si registrino qui questo microfono. E allora, visto che non ho un furgone camperizzato da farvi vedere e neanche una casa in mezzo al bosco da farvi vedere come la sto sistemando, ho solo uno studiolo da sfigato dove provo a fare delle canzoni. Vi faccio vedere un po' come l'ho messo in queste puntate qua. Tanto c'è il lockdown, cosa avete da fare? Se mi abbasso così, mi vedete? Allora io non è che sono un producer, capito? Non ho bisogno di avere il tavolo pulito per non distrarmi. A volte ho bisogno di distrarmi perché la creatività, ci sono diverse linee di pensiero, capito? Tutta sta roba qua è sulla mia scrivania. E devo capire se mi serve o no, tipo questo. Mi serve un biglietto del concerto di 2 anni fa. C'è da capire quello. E allora io metto tutto qua perché quello che non serve lo tolgo. E questo non mi serve. Cioè lo posso mettere in una scatola da un'altra parte. Dove ci metto le robe del computer? Queste qui, robe del microfono, vanno sempre in uno scatolone di cavi e robe. Questa è cancelleria. Questo è un ragazzo, cioè, guardate che bel ragazzo. Robe dell'IKEA. Questa non funzionerà. Un altro portadroga. Slide per gente che non sa usare lo slide. Una lira. Coso delle cuffie, coso del coso. Mettiamo qua, ci stanno tutti qua. Praticamente sto usando allora tutti questi cosi che non avevo mai usato in vita mia, facendo una cosa che non ho mai fatto in vita mia, cioè prendere i cavetti. Li divido fra audio e roba da computer, diciamo. Oddio, questo non è molto. Yes! 1, 2, questo, vabbè, è single. Facciamo così? Bello! Poi ci sono tutti gli altri cavi, che anche questi sono dei cavi sciolti. Sistemiamo anche questi. Anche se qui è un po' più difficile perché poi continuando ad usarli. Però ho le fascette, dai. Queste. Ok, la situa è più o meno questa. Per cui abbiamo risolto con i cavi grossi. Farò così. E questa finisce qua sotto. Questa starà sulla scrivania come prima e c'è dentro soprattutto audio, le cuffie, solo quelle due o tre cosette che possono essere comode. Diciamo che qua c'è un micro mix di robe. C'è ancora tutta quella roba lì. C'è della roba là sopra, in quella da mettere forse in quella scatola là e non ho ancora deciso. Questo è il momento più difficile perché abbiamo tirato tutto in ballo. Non abbiamo ancora finito. Io ne ho le palle piene, ma bisogna mettere a posto. È un must. Per cui. Forza. Comincio da là che la cianfrusagliame e poi qua vediamo cosa mettere. Sistemo anche qui sulla scrivania e poi vediamo.
Ed è una congiunzione che si porta al grado zero, quindi veramente è un momento di reset importantissimo. Non l'ho enfatizzata più di tanto perché ho preferito continuare a lavorare sul distacco dal vecchio che stavamo facendo perché era importante. Però adesso possiamo cominciare a vedere quelle che sono invece. Quello che sono le prime luci dell'alba di questa nuova era, che ancora non è veramente espressa, è solo. Abbiamo eliminato queste due. Via. Qui c'è una fusaglia, anche questa è vuota. Questa la teniamo vuota. Questa è quella che vi ho fatto vedere prima. Qui dentro ci saranno i cavi, sono i due microfoni e gli altri cavetti, le robe più piccole. Facciamo così. Questa, guarda, ma questa si incastra perfetto lì. Poi sulla scrivania resteranno questa e basta. Questa è diventata cancelleria più roba che uso spesso, che posso lanciare comode, e l'altra è questa, che è roba audio più cose tecniche, cavetti, l'accordatore, eccetera, cuffiette. Queste due sono sulla scrivania. Cianfrusaglia è roba musicale che uso pochissimo, va nell'armadio. Computer, cavetti, mouse, una tastiera che non uso, va nell'armadio. Ciarpame varie, biglietti da visita, la macchina fotografica, degli occhiali del 1921, il portaocchiali, robe che non uso. Armadio. Bene, sono stanco, quasi come se avessi lavorato, ho quasi sistemato tutto, sono abbastanza contento, ma sono un cazzaro, va bene così. Grazie per averlo visto, immagino che sarà lunghissimo. E grazie anche a me che avrà avuto la pazienza di montarlo.